Lì era un disastro, quindi godo mi tira insieme per il papà e la mamma. Lui è Angelo Turrini, figlio di emigranti bresciani, partiti tanti anni fa dalla Valle Sabbia alla ricerca di fortuna negli Stati Uniti d'America. È nato in California e della Valle Sabbia, in particolare del suo paese, le Pertiche, ha sentito parlare da mamma Marina e da papà Pietro. Poi è stato abituato a pregare per i morti di Barbaine, cioè i morti sepolti nel santuario che sta a cavallo dalle due Pertiche. Lassù, nell'alta Valle Sabbia, il santuario di Barbaine ha da sempre rappresentato un punto di riferimento per tutti coloro che andavano fin lassù a cercare fede. Ieri il vescovo della diocesi, Monsignor Bruno Foresti, è salito fin lassù per inaugurare ufficialmente i restauri dell'antica chiesa. I morti di Barbaine, vale a dire un punto di fede di tutta la Valle Sabbia e dell'intera provincia. Il parroco pensò alcuni anni fa di mettere a posto un paio di stanze a fianco della chiesa, non potendo disporre di denaro sufficiente ad un restauro globale, ma la provvidenza ci mise una mano, cioè giunse una telefonata dall'America da parte del signor Angelo che chiedeva notizie per potersi impegnare nel restauro della chiesa in memoria del papà Pietro e della mamma Marina. Così è stato. Sono passati alcuni anni da quella telefonata e il magnate americano ha messo quanto serviva per restaurare interamente la chiesa che oggi si presta in modo straordinario alla devozione dei fedeli. Ieri per l'inaugurazione si sono dati appuntamento migliaia di bresciani, il vescovo innanzitutto e poi le autorità della zona. Una celebrazione eucaristica, qualche discorso, ma soprattutto la gioia di fare festa. C'era presente naturalmente anche lui, Angelo Turrini, il benefattore di questi restauri. Lo avete sentito nella intervista iniziale, parla soltanto il dialetto della Valsabbia. Lo ha imparato dalla madre, per il resto non capisce una parola di italiano, ma il dialetto sì, ed è quello che lo lega alla terra bresciana. Ieri a Barbaine c'è stata festa grandissima. La gente venuta lassù ha voluto stare attorno agli americani, amici della Valle Sabbia, con radici profonde ancora in Valle Sabbia, per fare festa e per dimostrare che la provvidenza non ha davvero confini. C'erano tutti, le Fiamme Verdi, gli alpini, gli abitanti delle Pertiche e dell'alta Valle Sabbia. Insomma, una festa coi fiocchi e un grazie caloroso ad Angelo Turrini, venuto dall'America dopo aver fatto fortuna per ridare alla valle, in memoria dei genitori, la preziosità del suo santuario.